Il DPCM parla di un metro e vale per tutti. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, da Bonafede all'ultimo carcerato. Ma quello che è in galera con custodia cautelare, cioè con degli arresti preliminari rispetto alla condanna, è uno che rischierebbe di essere assolto e devono già dargli i danari per averlo tenuto in galera 6 mesi. Cioè lo Stato deve risarcire di aver arrestato uno senza colpa. Per di più rischia pure di morire. Leggo l'altro messaggio. Buonasera professore, sono Elisabetta, figlia dell'avvocato Romeo, detenuto nel carcere di Bologna. Questo è da almeno 8 mesi in carcere, da 8 mesi, per una suggestione di un magistrato che meriterebbe di essere lui in carcere adesso. Ho ascoltato il suo intervento odierno alla Camera, permetto di scrivere perché ha toccato un argomento che mi sta molto a cuore, finora ignorato dall'autorità. Lei è stato infatti l'unico a rivolgere l'attenzione ai detenuti che subiscono il regime cautelare senza essere stati propriamente sottoposti a giudizio. Il processo di mio padre, che doveva svolgersi a marzo, è stato rinviato per coronavirus, quindi anche in questo caso è rinviato il processo, ma la persona sta in galera. E oggi lui, età 63 anni, si trova ancora in carcere in attesa di giudizio. Io la ritengo una condanna a morte. Caro Bonafede, questa è una denuncia che ti fa capire che la legge è uguale per tutti, anche per te. Chiaro? A corredo del suo intervento le segnalo che nel carcere della Dozza ci sono 19 operatori sanitari e medici infetti. 19! 19! L'infermeria è inagibile a causa della recente rivolta, tuttavia non vengono dichiarati contagi tra i 900 detenuti. Il Covid-19 non bussa alle porte delle celle dei detenuti, le sembra possibile? La ringrazio ancora per il suo intervento con l'auspicio Elisabetta Romeo. Io l'ho vista questa ragazza. Sono certo anche in questo caso che suo padre è innocente, ma se anche non lo fosse, venga condannato in un processo, non nella presunzione, nella congettura, nella supposizione di un magistrato che spesso ha un teorema in testa e non la vita dei cittadini che poi vengono detenuti senza essere stati condannati. Quelli devono uscire tutti. E comunque è certo che il reato, io adesso però lo denuncio alla procura, è l'inadempienza di reiterati decreti del Consiglio dei Ministri di cui fa parte per la distanza di almeno un metro. Ovunque tu lo leggi, io li ho tutti qua davanti, si parla sempre di questo metro. In un carcere italiano questo non è possibile. Non permette il rispetto del decreto. E mi pare evidente, quindi lui si attenga alla legge. Le leggi vengono fatte, però ecco, sono sospese le manifestazioni, lo leggo qua, gli eventi, gli spettacoli. La Dozza ci sono 19 operatori sanitari detenuti infetti. Così dice Elisabetta Romeo. Ha mentito probabilmente. Qui dice: comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui è allegato 1 lettera D. Questa è la norma del decreto del 22 marzo. Poi quello del 24 del Ministro della Sanità. Resta consentito svolgere individualmente attività motorie in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Ora, come fanno in carcere a garantirlo? Ma come fanno? Certo che se mandano a casa, diciamo, un terzo o forse un po' più di un terzo di detenuti in attesa di giudizio o di detenuti in custodia cautelare, hanno la possibilità di liberare spazio per consentire la distanza di un metro. Quindi farebbero un bene a quelli che devono rimanere dentro per colpe da scontare e quelli che invece non devono rimanere dentro perché sono sottoposti all'iniqua misura della custodia cautelare, che in Italia ha una durata senza cauzione che va ben oltre i 3 mesi. Perché può essere rinnovata. È inaudito! Allora, questo è il dato fondamentale. E io denuncerò Bonafede anche per tentato omicidio. E a un certo punto, anche quando morirà qualcuno, per omicidio premeditato, perché è evidente che lui lo sa.